La gente cam. 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 La gente cammina e guarda, vive passiva e guarda, vive attiva e guarda, se la tira e guarda. La gente cammina e guarda, vive passiva e guarda, vive attiva e guarda, se la tira e guarda. La gente cammina e guarda, vive passiva e guarda, vive attiva e guarda, se la tira e guarda. La gente cammina e guarda, vive passiva e guarda, vive attiva e guarda, se la tira. Guardo le tue strade, città. Osservo i tuoi figli, città. Le macchine, i cami, le moto rombanti, la tua velocità. La semplicità dei pedoni sulle strisce, la facilità di attraversare vie di incroci, la mobilità. Sono il bimbo che vede una vecchia che cade con complicità. Di un ragazzo incazzato che l'ha spinta per terra la malvagità. Un uomo che ha vissuto mille nottate, l'aggressività. Di come mira un altro che parla un'altra lingua, la sua non la sa. Siamo tutti diversi ma in fondo gli stessi, l'originalità sta nell'essere speciali senza fare gli stronzi, ottima qualità. Come la tecnica e linea perfetta di un'auto, la vivacità di una ragazzina birichina che sfotta in impiegato la felicità. Di chi divide un momento divertente con semplicità. Anche se non si conosce, sorride alla gente con sensibilità. La gente cammina e guarda, vive passiva e guarda, vive attiva e guarda, se la tira e guarda. La gente cammina e guarda, vive passiva e guarda, vive attiva e guarda, se la tira e guarda. La gente cammina e guarda, vive passiva e guarda, vive attiva e guarda, se la tira e guarda. La gente cammina e guarda, vive passiva e guarda, vive attiva e guarda, se la tira e guarda. Che ci muoviamo tutti quanti e senza pensare giudichiamo qualcuno da come appare. Scompare la voglia di scovare, cliché sono chiari, li dobbiamo alimentare. Quanto pare la gente servono per catalogare, anche se è possibile che un punk va a lavorare, che il suo vicino elegante non ha stile nel trattare moglie e figli quando stanno nell'ambiente familiare. Quello che sai ad osservare non è sempre come pare, un po' meno pregiudizi potrei però aiutare ad accettare, aumentare l'orizzontale che a volte è ristretta. Non potevi mai viaggiare perché dovevi lavorare, allora recuperarlo in fretta. Te ne accorgi che la gente non si interessa di cultura e religione che non sia la stessa. La maggior parte poi si stressa, si sente parlare una lingua diversa perché ha paura che qualcuno parla male, facilmente disprezza solo per un po' di paura caricata da un giornale, risponde con freddezza. Uso il dono d'osservare per capire le persone, provo con gli occhi a trasportare un'emozione che voglio vedere ricambiare con una reazione. Batto un fuck with l'osservatore. La gente cammina.